Quest'anno l'Otranto Film Festival ha diciamo due grandi novità. Una è reale, molto concreta, ed è una nuova sala cinematografica, il Supercinema Vittoria. È una sala storica del centro di Trento, tra l'altro una bellissima sala come si facevano una volta, ovvero non è un multiplex ma è una sala con una grande galleria, una grande platea. Recentemente è stata anche rimodernata, attrezzata per la proiezione digitale ed è collocata meravigliosamente nel centro storico di Trento. C'è anche una novità nel mondo virtuale, che è un nuovo sito internet che racconterà il programma del festival, compreso appunto le proiezioni al Cinema Vittoria. La scelta di andare anche al Cinema Vittoria, perché non dimentichiamo che comunque continueremo a mostrare il film e a programmare anche nelle tre sale della multisala a Modena, è stata dettata dall'esigenza appunto di trovare una platea più ampia per un pubblico sempre più numeroso, e proprio pensando a questa attenzione, a questa passione del pubblico di Trento e non solo, nei confronti del programma del festival, abbiamo concentrato al Cinema Vittoria un programma pensato appunto per i gusti più diversi, per un pubblico il più ampio possibile. Si vedranno film di genere, si vedranno film narrativi, si vedranno documentari molto spettacolari che meritano di essere visti su quel grande schermo e di fronte a una platea di quelle dimensioni. Tre titoli, se devo sceglierli, tra la decina di film che presenteremo in quella sezione e in quello spazio, partirei dal primo giorno con Terre des Ours, che sarà l'anteprima italiana di un documentario che è uscito recentemente nelle sale, nei multiplex francesi. È un documentario naturalistico, genere che noi frequentiamo a tratti, ma che merita in questo caso perché siamo di fronte a una produzione di livello straordinario, che ci porta in Kamchatka, una regione remotissima della Russia, dove vivono incontrastati e dominano incontrastati questi giganteschi orsi bruni, e sarà un film che mostra questi animali come veramente nient'altro mai prima, nessun documentario che abbiamo mai visto. Quella stessa sera, sabato 26 aprile, che è il primo giorno che programmeremo il Cinema Vittoria, abbiamo un'anteprima italiana di un film che arriva direttamente dal Festival di Berlino, dal concorso, si chiama In Order of Disappearance, un film norvegese, un film tra nevi freddissime e un caldissimo pulp molto aggressivo, un film che tra l'altro uscirà poi anche in Italia successivamente, per cui in collaborazione col distributore italiano presenteremo la prima proiezione in Italia del film. E un terzo film fuori un po' da questo percorso, per mostrarvi anche la varietà della programmazione al Cinema Vittoria, è la presentazione di un'anteprima italiana, anche qui da un altro festival internazionale, che è il Festival di Cannes. Mostreremo per la prima volta il restauro di un film molto vicino, perché è appassionato di montagna, di letteratura di montagna. È Il deserto dei Tartari, tratto dal romanzo di Dino Buzzati, il film di Valerio Zurlini, con un cast straordinario per l'epoca, da Gassman a Jacques Perrin a Jean-Louis Trintignant. È stato presentato nella versione restaurata allo scorso Festival di Cannes e lo presenteremo per la prima volta in Italia al Cinema Vittoria, appunto domenica 27 aprile. Il programma completo del festival, con tutti i dettagli sulle proiezioni al Cinema Vittoria e naturalmente alla Multisala Modena, più tutti gli eventi, le mostre, le serate alpinistiche che si svolgono all'Auditorium Santa Chiara, le serate musicali e particolari, tra cui quella del 24 aprile al Teatro Sociale, saranno sul sito internet trentofestival.it, online appunto dal 22 aprile in una versione completamente rinnovata.